Al momento i vaccini contro il Covid che si stanno somministrando sono quelli di Pfizer, BioNTech e Moderna, che funzionano allo stesso modo. Quella che è per il coronavirus maggiormente utilizzata è la cosiddetta l'impiego di vaccini a RNA, no? RNA. E questa è una novità, perché fino adesso c'è stato pochissimo impiego di questa tipologia di vaccini e in particolare per il coronavirus si è visto che è un percorso che è fortunatamente molto veloce ed è anche adattabile eventualmente a delle esigenze nuove in itinere nel caso in cui questo coronavirus dovesse modificarsi nel tempo. Quando a breve arriverà quello messo a punto da Oxford AstraZeneca, l'immunizzazione avverrà attraverso un altro meccanismo. In questo caso si usa come vettore un adenovirus e quindi questo adenovirus non trasporterà più dell'RNA come nel vaccino di tipo appena spiegato, ma questi vaccini qua utilizzano invece un vettore adenovirale e quindi la particella che ci interessa inoculare nel soggetto che vogliamo vaccinato non è più RNA, ma è DNA nel contesto di un adenovirus. C'è infine un terzo approccio messo a punto da altre case farmaceutiche ed è simile a quello già in uso per i vaccini contro il tetano. Stanno preparando alcune ditte per il coronavirus, quindi stanno mettendo insieme delle proteine che sono delle proteine che il virus esprime normalmente, queste proteine verranno inoculate, sottocute per ottenere una risposta immunitaria. Direi che questi sono i tre grossi percorsi che stanno seguendo chi sta preparando i vaccini.